Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi continueremo con la serie dedicata ad Arduino e approfondiremo le prime istruzioni di comando. Ma prima di iniziare col video di oggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ovviamente iscrivetevi anche ai social. Come vi ricordo sempre, siamo attivi sia su Facebook che su Twitter, Instagram, Tumblr, Google Plus e così via dicendo. Ma cosa ancora più importante, abbiamo un gruppo Telegram e mi raccomando iscriviamoci sul gruppo Telegram. Trovate ovviamente i link in descrizione, alla fine della descrizione ovviamente del mio video. Detto questo, partiamo subito col video di oggi. Come ho detto all'inizio di questo video, andremo quindi ad analizzare una delle istruzioni di comando più utilizzate nel mondo Arduino, che è la if-else. In cosa consiste sostanzialmente la if-else? Ogni volta che programmiamo quindi Arduino, dobbiamo andare a programmare quindi un cambiamento di condizione. Cioè la if-else che cosa fa? Controlla se questa condizione è cambiata e a tale cambiamento dovrà effettuare una scelta, che così molto genericamente identifica come vera o falsa. Detto questo, iniziamo quindi con lo sketch di oggi. Allora, ragazzuoli belli, quello che andremo a fare adesso sarà questo. Io sostanzialmente andrò a creare un sistema in cui è presente un pulsante alla pressione del quale si dovrà accendere uno o un altro LED. Quindi ci saranno due LED di due colorazioni diverse, tra un po' andremo a vedere quali sono e sostanzialmente non sarò cattivo, vi lascerò qua a monitor lo sketch dei collegamenti se volete andare a fare una prova anche voi a casa. In ogni caso, quindi l'if-else di oggi consisterà in questo: se il pulsante è premuto, accendi un pin, o meglio, accendi un LED, se invece non è tenuto premuto il pulsante, devi accendere l'altro. Come abbiamo visto l'altra volta, partiamo sempre da uno sketch ovviamente vuoto, quindi andiamo in questo caso a definire le modalità di pin, quindi la direzione che questo pin deve prendere. Abbiamo ovviamente, essendo comunque un pulsante e due LED, parleremo ovviamente di pin digitali, quindi andiamo a definire quale sarà input e quale sarà output. Per logica, ovviamente i LED abbiamo visto che sono output e andiamo quindi a dichiarare. Quindi pin mod. Apro come sempre la mia parentesi, utilizziamo anche in questo caso il pin 3 e andiamo a definire la sua direzione, quindi output. Come sempre, ogni volta che finisco di scrivere una riga, punto e virgola. Andiamo a definire anche l'altro pin, quindi il pin dell'altro LED, li mettiamo in 5 e anche questo sarà output. E come sempre, punto e virgola, non scordiamocelo mai. Quello che invece sarà nuovo per questo tipo di lavoro è il pulsante. Essendo quindi il pulsante uno strumento che ci dà segnale, è ovviamente un input. Ok, quindi in questo caso ovviamente pin mod, andiamo a definire che cosa? Che il pin 7 è input. Quindi vado a premere il pulsante e il pulsante dà un segnale ad Arduino. Questo è il concetto. Una volta definiti questi pin, andiamo quindi a definire il codice che va loopato, cioè che dovrà ripetersi in continuazione. Oggi non soltanto ciclo if-else, ma impariamo anche a definire le variabili. Andiamo a definire questo tipo di variabile, int sta per intero, quindi una variabile intera, e andiamo a dargli un nome. Per fantasia lo chiamiamo pulsante, ma lo possiamo anche chiamare ciccio o Pippo o gelato o come volete voi. Che tipo quindi di variabile sarà? Abbiamo detto che una variabile digitale, o meglio, una variabile prende input da un sistema digitale, quindi un sistema di lettura digitale, per logica digital read. Ovviamente digital piccolino, read attaccato con la R grande. Da quale? Ovviamente lettura digitale andiamo a prendere questo, l'abbiamo definito prima qua sopra quando abbiamo scritto pin mod set input, quindi dobbiamo fare riferimento al pin 7. E finora qua tutto semplice. Andiamo adesso a definire il ciclo if else. Quello che dobbiamo fare adesso che cos'è? È dire che se il pulsante è premuto, quindi se passa corrente dal pulsante, mi deve spegnere un LED e accendere un altro. Quindi tradotto in codice, if, apro parentesi, la nostra variabile, pulsante.
Abbiamo detto quindi all'inizio del video che deve corrispondere un cambiamento di stato, siccome è normalmente spento, dobbiamo verificare se invece in questo caso sarà acceso. Quindi se il pulsante, il doppio uguale, ovviamente a cosa serve? L'uguale, il primo l'abbiamo messo nel caso di dichiarazioni variabili, se dobbiamo invece dichiarare un cambiamento di stato, dobbiamo ovviamente rivolgerci al doppio uguale. Il ciclo if è appena iniziato, quindi dobbiamo creare quello che accade quando questa condizione si verifica. Per farlo creiamo una parentesi quadra, basterà dare invio e l'altra si creerà ovviamente in automatico. Scusatemi, parentesi graffa, non quadra. Si usa ovviamente facendo shift e alt gr con la parentesi quadra, se qualcuno di voi non lo sapesse, ecco perché mi era scappato parentesi quadra. Ovviamente l'abbiamo visto nel primo video, se si verifica questa condizione mi devi accendere il pin verde, questo, scusate, il LED verde che abbiamo detto sul pin 3, anzi non l'ho detto, lo stiamo dicendo adesso, quindi dovremmo averlo imparato. Digital write, va bene, apro parentesi, che cosa? 3 è il pin ovviamente che dobbiamo andare ad accendere, è high, quindi dobbiamo dargli corrente, come sempre punto e virgola, digital write, quindi in questo caso gli devo dire che si deve spegnere ovviamente l'altro pin. Quindi andremo su low. Questa cosa già dovremmo averla capita. Do un invio che non c'entrava niente. Ok, a questo punto passiamo invece alla situazione inversa, cioè nel caso in cui il pin al numero 7 non riceve corrente, quindi sarà low. Usiamo l'else. Ok, e fino a qui nessun problema. Come sempre, le parentesi. Non c'è bisogno ovviamente di dichiarare il low perché è un else, quindi andrà a leggere la if e andrà a considerare il lato vero opposto, quindi per questo parlavo di condizione di vero o falso. Quindi se questa condizione la consideriamo come vera, l'else considera automaticamente il pulsante uguale low, quindi la situazione opposta. Quindi quello che andremo a scrivere sarà sostanzialmente l'azione che deve compiere al verificarsi della condizione opposta a questa qui, quindi sarà digital write. Basterà ovviamente in questo caso invertire, 3 sarà low e per ragion di logica l'altro invece sarà in high. E con questo abbiamo concluso. Come sempre, se abbiamo necessità di scrivere i commenti, vi ricordo con lo doppio slash dichiaro pin e bla bla bla. Dico, su questo non ci sono problemi. A questo punto andiamo ovviamente a effettuare il collegamento con il nostro Arduino. Ok, sentite che il collegamento è stato effettuato e andiamo quindi a controllare se la scheda selezionata è un 1, quindi un genuino Arduino 1, nel frattempo arrivano notifiche da Instagram, e che la porta di comunicazione sia la porta di Arduino. Se non vi dovesse comparire, basterà semplicemente caricare quindi lo sketch da carica e lui automaticamente dovrebbe rilevare la porta. Se non la rileva nemmeno in questo caso, il vostro Arduino è bello che è morto. Andiamo quindi a caricare lo sketch. Ovviamente lui mi chiede di salvarlo. Abbiamo detto lo chiamiamo Ciccio. Ciccio. Ok, salva. Stiamo andando a caricare e ora vedremo il risultato. Ok, quindi lo sketch è stato caricato, come potete vedere non ci dà nessun tipo di problema, addirittura ci dice che abbiamo utilizzato il 2%, si tratta di uno sketch abbastanza semplice. Adesso quello che dobbiamo fare sostanzialmente è premere il pulsante e vedere se il LED rosso si spegne e si accende quello verde. Ancora una volta vi dico che ho utilizzato 3 resistenze da 220 ohm, una per il pulsante e 2 invece per i LED. E come sempre faccio riferimento allo sketch che vi ho lasciato in bella mostra all'inizio del video, se volete appunto utilizzare questo sistema e sperimentarlo a casa vostra. Quindi andiamo a vedere. Mi sembra che funzioni. A differenza dell'altra volta, però, se notate, io non ho inserito alcun delay qui. Questo perché? Perché a me serve una risposta immediata e Arduino prende da una risposta in un millisecondo dal verificarsi dell'evento, se non viene dichiarato nessun delay. Se io invece avessi dichiarato un qualche tipo di delay, per esempio qui, avrei scritto delay 1000,
quello che accadeva, ricarichiamolo, è questo, cioè premo il pulsante e dopo un po' mi si dovrebbe spegnere, vediamo. Avete visto? La stessa cosa se io porto un delay da quest'altra parte, quindi delay 1000, dove vi ricordo che 1000 sta per un secondo perché parliamo di millisecondi. Ricarichiamo questo sketch, andiamo a vedere. Avete visto? E allo stesso tempo intercorre ovviamente allo spegnimento. Se invece ovviamente vado ad eliminare questi delay, perché non ci servono, non ne serve un interruttore digitale, e andiamo a ricaricare nuovamente Ciccio sul nostro Arduino, di nuovo tutto ovviamente nell'immediato. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto, io vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, a lasciare mi piace se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo quindi prossimamente con un altro video. Un abbraccio quindi dal vostro Recidoze. Ciao ciao!